Chiediamo la grazia alla Madonna in questa Santa Pasqua, come diceva il Vangelo della Messa del Crisma, che teniamo fisso lo sguardo su Gesù anche in questo triduo particolare, che teniamo come nella sinagoga di Nazareth, proprio gli occhi sempre guardando Gesù e dipendendo in tutto dal suo amore per noi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, Ed ella la concepì concepisce per opera opera dello dello Spirito Spirito Santo. Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per prega noi per peccatori, peccatori, adesso e adesso nell'ora nella della nostra nostra morte. morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si Compì compie in con me me la la tua tua parola. parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre di Madre di Dio, Dio, prega per prega noi per peccatori, peccatori, adesso e adesso nell'ora della nell'ora nostra della nostra morte. morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad Venne da abitare in mezzo a pensare noi. in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre di Madre Dio, di Dio, prega per noi prega per peccatori, noi peccatori, adesso e adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo Perché resi siamo degni degni delle delle promesse promesse di di Cristo. Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, fa che per la sua passione e la sua croce siamo condotti alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come come era era nel in principio, principio, ora ora e e sempre, nel secolo nei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Ricordiamo tutti i nostri cari defunti, i defunti causati dal Covid-19. L'eterno riposo dona loro Dona il loro, supporto Signore, e splenda ad splendate in essi sé la la luce luce perpetua. perpetua, Riposi riposano in in pace. pace. Amen. L'eterno riposo Dona loro, dona loro, Signore, Signore, splenda splenda ad in essi sé la la luce luce perpetua, perpetua. riposano in Riposi in pace. Amen. pace. Amen. L'eterno riposo Dona loro, loro, Signore, Signore, splenda ad splenda in essi sé la la luce luce perpetua, perpetua, riposa riposano in in pace. Amen. pace. Ci accompagni la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Non so, Don Massimiliano, se c'è la possibilità anche di. Non so Non so se se avete piacere, avete piacere. possiamo fare un saluto a tutti quanti di rimuto, ok? Così a turno evitiamo di creare il traffico, va bene? Vi chiamo io in modo di fare il saluto e dopo così. Aspetta, che spengo. Alla nostra gente, così dopo abbiamo tutti, ognuno può dire una cosa, ok? Vi chiamo io in ordine. Allora, partiamo con Cerea. Vai, visto che siete aperti. Una santa Pasqua a tutti, che possiamo trovare il Signore risorto e risorgere in ogni situazione. Auguri. Auguri, Auguri. buona Buona Pasqua. Pasqua. Evviva. Luca? Gioia Gioia mia, di Gesù Gesù Cristo Cristo è è risorto, risorto, quello che quello che disse disse San San Serafino, Serafino Serafino di di Saro Sarro a chi a chi incontrava. incontrava. Buona Buona Pasqua a tutti. Pasqua a tutti. Casaleone?
Beh, un augurio di una Pasqua vissuta davvero nella comunione e nella bellezza di questo giorno che ci dà la luce anche dentro questo tempo buio. Auguri! San Vito. L'occasione ci fa stare in rete anche noi preti, e questa è una bella cosa. Quest'anno la Pasqua non potremmo celebrarla con le funzioni solenne, ma è l'occasione, l'invito per celebrarla più in profondità dentro di noi. Cristo ha vinto la morte. Buona Pasqua. Monsignor Cacciatori. Grazie di questa opportunità perché a partire dalla comunione con il Papa ogni giorno in tempo reale, col Vescovo, poi con la nostra unità pastorale, con Don Antonio che è qui in parrocchia, e con voi, buona Pasqua, Cristo risorto, nostra speranza. Don Muraro. Buona Pasqua a tutti, mi unisco agli auguri precedenti, che sia una ripartenza per tanti di noi. Don Bonetti. Buona Pasqua, io in questi giorni, meglio fino alla Domenica delle Palme, dovevo essere in Romania passando tre diocesi e lì i greco-cattolici, in occasione della Pasqua che ovviamente è collocata dopo. Non vai. Sei bloccato. Io grazie di questa opportunità di stare insieme un attimo. E si è bloccato un po', ma vabbè, cerchiamo dopo di sistemare. Dunque, Don Simino, aspetta un attimo, perché sei? No, vai adesso. Don Simino, perché? Una forma di comunione un po' particolare che non è detto che sia meno intensa, non è detto, anzi, è anche un modo di vivere la Pasqua, almeno per me, più interiorizzato, diciamo più esistenziale. D'altra parte Gesù l'ha vissuta in una sala da pranzo, in un orto, in mezzo alla strada, beh, insomma c'era un po' di caos e poi è andato a finire male, ma comunque noi ne abbiamo avuto un grande vantaggio. Bovolone. Buona Pasqua a tutti. Silenzio di questi giorni avremo modo di ancora di approfondire il mistero della passione, morte e risurrezione del Signore. A tutti buona Pasqua. Buona Pasqua, buona Pasqua. Donzera. Grazie di questa opportunità di vederci e sentirsi tutti uniti. È un tempo in cui bisogna stare alla dovuta distanza e questo ci fa desiderare più vicinanza, più prossimità. Intanto questo passaggio è anche una quaresima che ci aiuta sicuramente a stabilire le distanze giuste, quindi grazie a questa disgrazia in realtà reagiremo riguadagnando comunione, ecco, questo mi auguro a me e a tutti noi. Grazie. Ecco, concludo anche perché io sono solo domiciliato a Cerea, quindi a nome di chi vive qui a Cerea, quindi Sanguinetto, ma anche Don Gianfranco che di solito ci raggiunge, quindi gli auguri anche di questi parroci che si ritrovano fuori dalla loro comunità parrocchiale. L'augurio è che sia una Pasqua un po' virtuale, ma che sia soprattutto reale anche nel cuore e nella preghiera e nella relazione con lo Spirito Santo. Tutti quanti, mi pare sì, anche da parte mia, nostra comunità pastorale Salizzolo Biondo in Gazà. Un saluto di buona Pasqua a tutti. Rimaniamo vicini come possiamo, ma rimaniamo nella fede che quella ci accomuna tutti. Ecco.
Buona Pasqua a tutti quanti, allora. Siete tutti aperti, accesi. Ciao. Buona Pasqua, arrivederci. Ciao. E buon appetito anche.